Ok, buonasera a tutti. Stasera preparo un piatto gustoso, semplice e salutare. Faremo dei tentacoli di polpo verace, saltati in padella con degli asparagi e adagiati su della salsa di pomodori ramati, semplicemente condita con prezzemolo, aglio, olio, sale e pepe, molto fresca e leggera. Quindi un piatto che può essere adatto per molti tipi di alimentazione. Bene. Le punte di asparagi, eccole qua. Buonasera, le abbiamo fatte passare un pochino a microonde, così hanno una leggera precottura, devono rimanere molto croccanti. Abbiamo dei pomodori ramati maturi, aglio, scalogno, prezzemolo e basilico, quindi è un bel limone, eccolo qua, olio, sale e pepe, ingredienti molto semplici e facilmente reperibili. Ciao Laisa, buona serata. Quindi cominciamo con scaldare la nostra padella. Ok, aggiungiamo dell'olio extravergine. Metteremo un pochino di aglio e un pochino di scalogno, quindi una cosa molto molto semplice. Il nostro polpo lo abbiamo già precedentemente lessato, però per chi non ha tempo, in commercio al supermercato trovate dei tentacoli di polpo già lessati, già cotti, pronti per essere gustati come meglio volete, in insalata oppure rosticciati come in questo caso. Ecco qua i nostri bei tentacoli di polpo, vedete che belli, belli arricciati, che andremo a saltare. Ecco qua. E insieme al nostro polpo faremo saltare anche i nostri asparagi. Ecco qua la nostra bella padellina, ve la faccio vedere. Ok. Ecco qua. Quindi mettiamo anche i nostri denti di asparagi, aggiungiamo un po' di sale e li facciamo saltare. Ok, facciamo rosolare un pochino. Nel frattempo, ciao Stefano, grazie. Nel frattempo prepariamo la nostra salsa. Quindi andiamo a mettere i pomodori ramati. Prendiamo questi. Iniziamo nel nostro contenitore per frullarli, è un frullatore ad immersione semplicemente. Abbiamo tutto sotto controllo. Mettete un pezzettino di aglio, lo mettete dentro e mettiamo un po' di olio, un po' di sale, poi del basilico. Un po' di prezzemolo.
E adesso andiamo a privare, aggiungeremo poi anche un po' di ghiaccio. Ecco qua, questi sono già quasi pronti. Quando abbiamo i nostri ingredienti già pronti, ci vuole poco per la preparazione. Adesso faremo un po' di rumore. Eccoci qua, siamo veloci, andiamo a frullare. Abbiamo già frullato la nostra tortilla, eccola qua, il polpo, eccolo qua la nostra tortilla, il polpo, eccolo qua, è il colore, il polpo, eccolo qui, si vede che sta rotolando per bene, siamo già quasi pronti, andiamo qua aggiungiamo un po' di pepe, la nostra salsina, ecco fatto, e anche la nostra salsa è pronta, altro pomino di sale, ecco qua, vedete la nostra salsa è bella pronta. Poi facciamo anche questo, lo possiamo spegnere, il nostro polpo è già pronto. Adesso prepariamo una salsina leggera da mettere sopra, mettiamo un pochino d'olio, grattugiamo la scorza del limone, gli dà un tocco aromatico e fresco, è profumatissima, mettiamo anche un po' di succo, e con gli asparagi e il polpo ci sarà benissimo. Ecco qua. Un pochino di succo di limone, ecco qua, un pochino di prezzemolo e siamo pronti. Vedete, è stato molto veloce il nostro piatto oggi. Ecco qua. Olio, limone, il sale l'avevamo già messo sul nostro polpo, basta così, anche perché il polpo sarà già saporito di suo. Ecco qua, una salsa molto molto semplice. Un pochino di olio extravergine, mi raccomando. Ok, ci siamo, possiamo prendere il nostro piatto da portata e comporre il piatto. Per mangiare i miei piatti, per mangiare i miei piatti dove lavoro, dovete venirmi a trovare sul mio posto di lavoro.
Ecco qua. Mettiamo la nostra salsina a specchio. E ci adagiamo sopra i nostri tentacoli di polpo che abbiamo rosticciato. Eccoli qua. E i nostri asparagi. Vedete, abbiamo fatto molto veloci, un piatto molto semplice, ecco fatto. La nostra salsina, il prezzemolo, il limone, anche sui nostri asparagi. Ecco qua. Facciamo vedere bene. Ecco. La fogliolina di basilico. E abbiamo finito. Il nostro piatto è pronto. Eccolo qua, un piatto alternativo per le vostre serate estive. Poi chiaramente se fa tanto caldo il polpo è idoneo a fare anche dei piatti freddi buonissimi e gustosissimi. Bene, per questa sera abbiamo fatto, vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Buona serata a tutti, ciao.